Superato il rifugio Crucolo, entriamo nella Val Campelle, dove ammiriamo questa cerva in inverno. E oltre a questa dimensione bianca del lungo inverno della Val Campelle, entriamo nella dimensione agrituristica di Malga Casarina, una gradita sorpresa e una curiosità. Qui le vacche sono in malga tutto l'anno e siamo con Francesco Lenzi, che conduce oramai questa esperienza in malga da ben 15 anni. Una stalla, un caseificio, un piccolo laboratorio artigianale e un agriturismo. Voi siete aperti tutto l'anno? Siamo come spaccio siamo aperti tutto l'anno, come agriturismo abbiamo dei periodi ben definiti di apertura e periodi di chiusura. E cosa significa per voi vivere qui a 1400 metri tutto l'anno? Il nostro lavoro deve piacere prima di tutto la montagna, deve piacere la malga, deve piacere anche qualche volta anche stare da soli, sentirsi quasi isolati, anche se personalmente non mi dispiace. I vostri clienti chi sono? Sono diciamo il 50% della zona qui, e altro 50% addirittura di fuori provincia, verso il Veneto. Escursionisti, ciaspoladori, come si dice? Ciaspolanti. Tanti, sempre di più. 15 anni che sono qua e direi che è sempre una tendenza a sempre di più ciaspole, sempre di più sia alpinismo, sempre di più gente che cammina nella neve. La Val Campelle si adatta infatti, no, a questa dimensione, se vogliamo, anche tranquilla per l'escursionista, sia estivo e, come vediamo, anche invernale. Non so quante valli sono ancora, diciamo, vergini dal punto di vista di impianti di risalita e così, come la Val Campelle. Penso proprio che non ce ne siano addirittura. Voi qui quante vacche allevate? Abbiamo 40 di bestie, tra grandi e piccole. In mungitura sono 25, trasformiamo tutto il latte che produciamo, una piccola parte adoperiamo in agriturismo, facciamo qualche mercatino di campagna amica e il resto vengono qua a prenderlo i nostri clienti sul posto. Vediamo queste vacche che sono, se vogliamo, in parte all'aperto anche d'inverno, quando e dove possibile. Sono libere di uscire e di entrare quando vogliono. Quando arriva la neve stanno dentro, dopo riconquistano il territorio e escono, si guardano attorno, entrano, escono, sono libere. Vacche di montagna. Vacche de monte, diria. Sono molto serene, direi, non sono stressate, abituate ormai a un certo tipo di vita anche loro e stanno molto bene. In malga Francesco ha imparato anche l'arte della cucina, perché la vediamo ai fornelli, in modo particolare la tosella oggi è la protagonista un po' del nostro pranzo. Certo, è il prodotto principe, perché fatto sul posto, fatto una cosa povera se vogliamo. Anche accanto alla polenta con la tosella vediamo anche questa lucanica, qui ci sono anche i vostri maiali, insomma. Certo, sono sempre prodotti qua, diciamo il frutto del nostro lavoro, perché li prendiamo piccolini da 25-30 kg e dopo li portiamo a maturazione molto lentamente, senza spinte, senza mangimi, senza farine, proprio col siero e un po' di crusca, un po' di semola. Una filosofia di montagna alpina. Sì, direi che questa è proprio alpina al 100%, perché siamo qua in mezzo al lago Rai, che proprio di più di così non si può. Siamo qualche volta un po' al limite, specialmente in questi giorni di neve che ci fa un po' soffrire, però la natura è così. È un luogo sicuramente anche severo, ma anche interessante dal punto di vista dell'ambiente. Riuscite anche a restare, insomma, per alcune ore nella vostra giornata nella quiete di questo paesaggio? Sì, no, anche di più certe volte, specialmente la sera, per esempio, quando c'è tranquillità, c'è silenzio, c'è, si apprezzano queste cose. Ne vale la pena. Un'esperienza, io consiglio anche a altra gente.